Grazie, intanto buongiorno a tutti. Mi presento. Se riesco a far andare avanti. Va bene sotto? Sì. Ecco, perfetto. Allora, io sono Raffaele Robbiano, faccio parte della direzione tecnica di Coop Alleanza. Sostanzialmente mi occupo di manutenzione e consumi energetici all'interno dell'azienda. Coop Alleanza ha 420 punti vendita in 12 regioni, è la più grande cooperativa italiana, ha 2,7 milioni di soci e sviluppa un fatturato di circa 5 miliardi di euro annuo. Passo. Una breve presentazione anch'io. Buongiorno a tutti, sono l'ingegnere Luca Fabio Tortini e mi sto occupando dello sviluppo specifico per quanto riguarda il progetto Reliability in Coop. Sono ovviamente uno dei Reliability Engineers di iCare. iCare, come hanno già presentato e come dice il nome stesso, prevede come nostro obiettivo quello di curare le vostre macchine. Effettivamente dovete immaginarci come una sorta di dottori delle vostre macchine, in quanto i nostri due reparti fondamentali sono il reparto reliability, quindi che ottimizza l'efficienza e l'affidabilità delle vostre macchine, e il reparto condition monitoring, quindi il monitoraggio continuo online e il monitoraggio offline delle vostre macchine. Siamo 120 ingegneri nel mondo, sparsi in 7 paesi dove sono le sedi principali, e sono orgoglioso di dire che siamo la sussidiaria di una multinazionale belga che sta avendo il maggior impatto sul mercato. Prendo la parola. Come nasce questo progetto? Allora, ovviamente, come sapete, Coop Alleanza nasce quest'anno a gennaio dalla fusione di tre grandi cooperative che sono Coop Adriatica, Coop Estense e Coop Consumatori Nord-Est. E io sostanzialmente sono stato chiamato a ricoprire questo ruolo provenendo prima dalla parte logistica, quindi mi occupavo in Centrale Adriatica della gestione di tutte le sedi logistiche per, come dire, lo stoccaggio e il trasporto delle merci food and no food nei nostri punti vendita. E, come dire, la complessità della situazione è decisamente superiore perché, tanto per dare alcuni numeri, come vedete dalla slide, sostanzialmente in centrale io gestivo qualcosa attorno ai 6.000 asset strategici. In Coop Alleanza è una prima parte, quindi avremo entro la fine dell'anno 86.000 asset censiti e dalla parte dei fornitori, ovviamente i numeri sono anche qua di ordini di grandezza diverse, ne avevo una cinquantina strategici in centrale, qui facciamo qualcosa attorno a oltre 600 fornitori. Ovviamente immaginatelo anche su tutto il territorio nazionale, quindi anche la complessità di dover gestire la complessità proprio a livello organizzativo. Sulla conoscenza degli asset, allora, per quanto riguarda la conoscenza degli asset, questa era la prima cosa fondamentale, quindi dover partire, dover gestire la tecnologia. Se riuscissi a evitare. Di manutenzione, ma poi dopo. Già. Di passarlo sotto. Ma qual è il problema? Perfetto, proviamo a vedere se funziona. Quindi, per quanto riguardava il conoscere gli asset, ovviamente il primo passo è stato di prendere consapevolezza che potevamo fare manutenzione su quello che era noto e quindi dovevamo, come dire, mappare tutta la situazione, sapere cosa c'era in campo, quanto e dove, e soprattutto gestire il pre e il post, quindi capire se la situazione delle attrezzature in campo poteva essere sempre costantemente mantenuta aggiornata e avere la consapevolezza di quello che avevamo da dover gestire. Altra cosa strategica ed importante era come dire, il presidio dei fornitori. Allora, per quanto riguarda i fornitori, ovviamente voi dovete capire che anche tutta la gestione e la complessità presiede nel fatto che le tre ex cooperative avevano modelli organizzativi completamente diversi. Anche i censimenti e lo stato dell'arte era, come dire, delle volte, come dire, fatto soltanto di buona volontà, altre volte poco strutturato, ancora con approccio cartaceo. E quindi la prima direzione che abbiamo cercato di dare era quella di centralizzare tutte le chiamate, quindi le modalità di attivazione della manutenzione, che ovviamente erano di tipo preventivo classico con i capitolati di manutenzione, e le richieste a guasto. Allora, come fare a canalizzare le richieste a guasto? Ci siamo dotati di un call center dove ogni punto vendita ovviamente può chiamare,
Le chiamate, tanto per dare un'idea, stiamo parlando di circa 86-87 mila chiamate l'anno, gestite quindi con picchi giornalieri di 2.500-2.600 chiamate, e queste chiamate ovviamente devono essere allocate sul tipo di asset che è oggetto della manutenzione e attivare il fornitore che in maniera più competente possa risolvere il problema. Quindi qui ad oggi come dire, i focus principali sono quelli di capire intanto come decodificare la richiesta che arriva dal nostro punto vendita, perché banalmente ci chiamano i reparti che dice c'è caldo, c'è freddo. Quindi la richiesta c'è caldo, c'è freddo, che deve essere trasformata da parte del call center nell'identificazione di qualche asset tecnico che possa poi far scaturire una richiesta e allocare l'intervento. Sicuramente noi ad oggi almeno abbiamo, come dire, monitoriamo e gestiamo tutte le chiamate che possono essere, come dire, analizzate. Si tratta di consuntivare poi quindi tutti gli interventi che ci sono, e la terza fondamentale azione che ci siamo detti di fare era come definire e gestire degli indicatori di performance che potessero farci capire se il processo era in controllo o fuori controllo, e quindi quali erano i processi più viziosi da stroncare e quelli più virtuosi da replicare su tutto il territorio. La domanda che ci siamo chiesti era come. Allora, il come riuscire a fare tutto questo, ovviamente cercando di raggiungere velocemente gli obiettivi di recupero, perché immaginate gli sforzi economici di investimento che il progetto consisteva. Allora, la prima cosa che mi sono chiesto, ho detto, per poter fare questo ovviamente io avevo bisogno di un partner noto con il quale già collaboravo e che ho identificato in iCare per poter, come dire, calare all'interno dell'azienda, con le complessità che l'azienda, ovviamente non vi sto a raccontare, si porta dietro una fusione di questo tipo. Tenete conto che abbiamo qualcosa attorno ai 23.000 dipendenti, quindi è una, anche proprio a livello di gestione e di comunicazione, molto complessa la cosa. iCare io l'ho conosciuta già qualche anno fa e mi è piaciuta Giulia quando è venuta da me a presentarsi, che ha detto anche nel nome è la filosofia di vita dell'azienda, cioè prendersi cura, quindi prendersi cura delle cose, prendersi cura dei clienti, prendersi cura di un approccio che è quello di come dire, calarsi nella realtà e cercare di sfruttare le energie in campo e come dire, evolvere e mettere a regime dei sistemi che possano avere nel project management e nella strutturazione di un processo diagnostico come dire, il core dell'attività. Quindi ovviamente siamo partiti già da febbraio di quest'anno noi ad analizzare quello che avevamo della carta, dei numeri, i costi. Avevamo provato anche con, sono partiti progetti di brainstorming all'interno di iCare MIPU, si sono, come dire, coinvolte tutte le attività che potevano velocemente poter mettere insieme tutta una massa di numeri. E siamo partiti ad agosto, sostanzialmente metà agosto, con un progetto che, come vedete qua, investe qualcosa come 985 uomini giorno per riuscire a mappare in 4 mesi tutti gli asset di tutti i punti di vendita Italia. Questo, o meglio, diciamo, di tutti i punti vendita Italia appartenenti a Coppa Alleanza. Ovviamente c'è una parte esterna di punti vendita che sono quelle delle controllate di Coppa Alleanza, che affronteremo in un secondo tempo. Questo ha voluto dire identificare i cluster dei punti di vendita, definire delle categorie di asset, realizzare l'albero dell'asset, il dettaglio di profondità con cui andare ad analizzare queste cose e soprattutto trovare un modello di riferimento che fosse già in linea con le nuove ISO 55.000 della manutenzione e che potesse essere la nostra base di riferimento. Tutto questo riconoscendo nella preparazione tecnica delle risorse investite da parte di iCare per sviluppare questo progetto, che, come dire, ha anche contaminato la nostra azienda, perché ovviamente non è stato soltanto un lavoro e non è tuttora un lavoro di puro censimento, ma è un lavoro dove le culture da parte di iCare vengono travasate all'interno del mio servizio e quindi si diffonde anche il verbo della cultura della manutenzione all'interno dell'azienda. Dall'altra parte iCare, che è più organizzata, strutturata, ha avuto modo anche di crescere in base alle esperienze delle nostre attività di manutenzione e quindi sfruttare i nostri casi come case history da portare all'interno della propria azienda. Altra attività importante è stata quella della collaborazione stretta fra iCare e Inspiring Software.
Questo perché avevamo la grossa necessità di riuscire a mappare tutte le attività sul campo con la capacità di essere le più standard possibile dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. Quindi voi immaginate come riuscire a catalogare tutte le informazioni creando degli standard di acquisizione di dati e di allocazione tecnica di foto, schemi, manuali e tutta la documentazione allegata che potesse essere mappata indipendentemente dall'ingegnere di iCare che stava seguendo nello specifico lo sviluppo del progetto. E non solo, anche la capacità di poter essere poi un domani gestita internamente, perché ovviamente una volta finito il censimento tenete conto che noi abbiamo qualcosa come 100 asset al mese che si rompono e che li dobbiamo sostituire o che vengono, come dire, spostati internamente per varie ragioni, e di conseguenza anche la tracciatura, la mappatura di questi spostamenti dovevano essere un core interno nostro, indipendentemente da chi l'avesse realizzato di iCare. E quindi grazie a Inspiring è stato pensato una piattaforma, un'app particolare che prende il nome di Asset Inventory, che aveva proprio la caratteristica di standardizzare l'acquisizione di tutte le informazioni sul campo in maniera strutturata, precisa e, ripeto, indipendente da chi eseguisse la mappatura. Altra cosa, ovviamente, è stato importante riuscire ad avere anche dei modelli di asset che potessero, come dire, permetterci di cambiare le schede macchine in maniera massiva e centralizzata dai nostri uffici, quindi senza dover replicare mano a mano, punto punto, tutte le modifiche che per n motivi potessero essere richieste. Non ultimo è stato tutto il processo di taggatura, con il quale abbiamo definito, come dire, il tag con il quale identificare tutti i nostri asset, sia dal punto di vista chimico e quindi capire qual era la miglior tecnologia che potesse resistere a grasso, olio, unto, graffio e potesse durare X anni all'interno dell'attrezzatura. Dall'altra parte l'identificazione di un codice che potesse essere smart e quindi letto velocemente da tutti noi internamente o dai nostri fornitori esterni, anche semplicemente con uno smartphone o con un tablet, sia per riconoscimento ottico che grafico. E quindi anche questo ha permesso e sta permettendo anche in questo transitorio di poter gestire la tracciatura delle informazioni che avvengono su ogni singolo componente ritenuto critico e fondamentale da parte nostra. Un'altra grossa fetta facente parte di questo progetto è la gestione di KPI. Ovviamente in un progetto così complesso è molto difficile determinare tutte le singole cause di ritardo nel workflow di manutenzione. Quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo basati su più di 200 KPI gestiti dalla nostra piattaforma che abbiamo implementato e, come si può dire, cucito addosso al nostro cliente. Ovviamente questi indici di performance, 200 capite che non sono facilmente gestibili, soprattutto lato cliente, visto il poco tempo che ha. Di conseguenza, ovviamente dopo esserci consultati e avendo fatto una consultazione sia interna che col cliente, abbiamo determinato 9 KPI principali con cui siamo in grado di gestire e, come si può dire, a cui assegnare un indice di performance, appunto, tutte le fasi principali degli interventi manutentivi del cliente. Questi 9 KPI sono divisi in KPI asset, quindi riferiti al rendimento delle macchine come quelli classici, le MTBF, le MTTR, le MTBR, eccetera. KPI sui collaboratori di manutenzione, perché ovviamente con un rifacimento della struttura come quella che è stata per l'assorbimento delle due altre cooperative, non si sapeva bene effettivamente neanche i ruoli dei collaboratori e il rendimento degli stessi. E il terzo tipo, i KPI più importanti, quelli sui fornitori. In una realtà così complessa, gestire più di 650 fornitori dislocati su tutto il territorio nazionale ovviamente diventava la priorità per capire chi fa bene e chi fa male, banalmente. Questi 9 KPI, per renderli fruibili al massimo, sono riportati mensilmente in una riunione, chiamiamola plenaria o semiplenaria a seconda della disponibilità, in cui vengono esposti passo passo fino alla completa indipendenza del cliente e sotto richiesta appunto di Raffaele ultimamente abbiamo implementato anche la possibilità di avere una sorta di cruscotto come quello dell'automobile, per capirci, a livello digitale, in cui questi KPI sono riportati online in tempo reale e consultabili dal cliente da remoto
quando vuole a piacimento con una qualsiasi connessione. L'analisi dei KPI è stato il primo passo per identificare i weak points della catena del workflow, quindi tutti i punti deboli del processo di manutenzione sono stati individuati con i KPI. Come abbiamo approfondito questi punti deboli? Come portiamo noi la soluzione, che alla fine è il nostro valore aggiunto, perché a dare dei report sono capaci tutti. Le soluzioni effettivamente sono più difficili. Abbiamo proceduto creando serie e serie di analisi RCA, quindi root cause analysis. Siamo andati a trovare la radice del problema in questi rallentamenti nell'ottimizzazione del processo. Ovviamente, come vedete dalla slide, è stato abbastanza un incubo e vi assicuro che questo è solo un pezzettino del puzzle. Di conseguenza, dopo reiterazioni continuate di questo processo, grazie a processi standard come l'Ishikawa, il Bonefish, eccetera, siamo arrivati ad isolare tre problematiche fondamentali. La prima problematica è stata che molti dei problemi di manutenzione erano ricorrenti, quindi si avevano un sacco di chiamate aperte che complicavano la gestione per problemi che non venivano risolti immediatamente. Ad esempio, centrale frigo si rompe, dopo un mese centrale frigo si rompe di nuovo, eccetera, perché effettivamente si risolvevano gli effetti. Si rompe la centrale frigo, cambia la centrale frigo. È stato questo lo switch di mentalità, ovvero arrivare alla radice. Il primo nostro processo, che è stato quello applicato da subito, è stato il troubleshooting. Quindi effettivamente abbiamo identificato, in accordo ovviamente con Raffaele, la top 20 degli asset più problematici. Ovviamente erano riferiti principalmente alla criticità sia di produzione che di sicurezza, quindi pianto elettrico, centrale frigo, eccetera, e abbiamo analizzato ogni singola chiamata degli ultimi ormai 7 mesi, credo. Ognuna di queste singole chiamate è stata analizzata dai nostri ingegneri, che hanno tentato di ricostruire una matrice di guasto standard applicabile ad ogni tipo di asset di quel genere. Ovviamente abbiamo fornito questo tipo di reportistica a Raffaele, che ha già distribuito questa documentazione a tutti i punti di vendita per, come si può dire, impattare sulle chiamate e tentare una prima risoluzione a punto di vendita. La grossa innovazione che è successiva a questa matrice di troubleshooting è il chatbot. Uno dei punti deboli del processo di manutenzione è ovviamente la comunicazione del guasto, la gestione dello stesso, l'implementazione del software e la comunicazione con i fornitori. Per evitare problemi in fase di acquisizione, abbiamo pensato di creare, grazie all'intelligenza artificiale sviluppata da Inspiring, un chatbot, quindi un automatismo in grado di gestire le chiamate in ingresso e di guidare il punto di vendita nella corretta allocazione, ad esempio, della chiamata sull'asset. E non solo, la potenzialità di questo metodo è che nel momento in cui l'albero asset è caricato sul software e il bot ne ha visione, noi siamo in grado di dire al bot: manda direttamente la mail al fornitore, per capirci, quello esatto ovviamente, che viene riconosciuto in automatico dal bot, e il bot allega tutta la documentazione necessaria. Quindi voi immaginate che non ci sono più passaggi di devo chiamare il tecnico, dirgli di trovare la documentazione, poi arriva il fornitore, l'asset è sbagliato, eccetera. In automatico il fornitore arriva in campo ed è in grado di effettuare la manutenzione. Ovviamente al tendere saremo anche in grado, per darvi un esempio, di identificare addirittura gli strumenti necessari, quindi togliamo anche il problema di range time non efficace. So che, siccome mi rendo conto che può sembrare molto futuristica come visione, vi assicuro che non è così. Questo è la foto di Pepper, è un nostro collaboratore, chiamiamolo, ovviamente è un automa, e è già in funzione, quindi già esistente e già programmato da un nostro cliente giapponese, che lo utilizza per organizzare meeting, condurre persone, gestire le mail, eccetera. Quindi effettivamente vi assicuro che è già una tecnologia che noi utilizziamo ed è funzionante. Lo step successivo, come vi ho detto, l'altro punto debole era la gestione del fornitore. Come faccio io a capire chi fa bene e chi fa male? Ovviamente, non avendo 400 e passa tecnici, uno per ogni punto di vendita, diventa impossibile fare da cane da guardia, che è il metodo più semplice. Di conseguenza abbiamo pensato, ispirandoci alla filosofia della blockchain,
di creare degli smart contract. Cosa sono gli smart contract? Sono dei contratti preconcordati con i fornitori più evoluti che in base al rendimento del fornitore creano in automatico penalità e premialità. Come vengono gestiti? Semplicemente avendo noi identificato ormai tutti gli asset all'interno della realtà Coppa Alleanza, ognuno di questi è stato taggato con un riferimento, che può essere un barcode, un RFC, eccetera, quello è dipendente. Il fornitore sul loco deve, come si può dire, aprire la chiamata passando il proprio tablet o il proprio telefono sul barcode, si apre la chiamata e abbiamo effettivamente il tempo effettivo di intervento fino alla chiusura di chiamata, che deve ovviamente essere svolta sempre dal fornitore sotto supervisione del punto di vendita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi effettivamente abbiamo il tempo di inizio lavoro e fine lavoro di ogni fornitore e soprattutto dall'apertura della chiamata, quindi dal bot che chiama il fornitore, abbiamo il tempo di risposta, che è forse la cosa più importante quando si interviene in emergenza. Come viene gestito questa, come si può dire, allocazione automatica degli ordini? Tramite l'albero. Come vi ho detto, l'albero, quindi il censimento, è stato il nucleo del nostro progetto. Una volta definito l'albero, noi siamo in grado di affiancare ad ognuna delle voci asset che trovate all'interno dell'albero il contratto di manutenzione associato. E questo fa sì che il nostro bot sia in grado di identificare i migliori fornitori. Spero di, come si può dire, avervi trasmesso un po' del nostro approccio e che sia riuscito a farvi rendere conto che effettivamente è una cosa già possibile, un approccio del genere. Quindi la realtà 4.0. Un'immagine simpatica, noi siamo pronti, spero lo siate anche tutti voi, insomma, e speriamo anche di poter sviluppare sempre di più questo metodo con ognuno di voi, perché vi assicuro che è veramente l'innovazione che penso cambierà la storia della manutenzione. Vi ringrazio. Oh, bravissimi Raffaele e Luca, siete stati efficaci e nei tempi. No, state qua un attimo, non scappare. Speravamo di esserci salvati. No. Allora, Raffaele, la domanda è: tutto questo nasce da un'esigenza anche dovuta al fatto che avete avuto la necessità di fondere tre organizzazioni prima separate. Quindi è stata un'ottima idea, secondo me anche lungimirante, quella di approfittare di questo momento di fusione per rivedere tutti questi processi e applicare nuove tecnologie, ma se non ci fosse stata questa spinta della fusione, comunque arriva l'esigenza da parte del mercato di essere sempre più avanti, quindi di legarsi e di adottare tecnologie anche di questo tipo. Poi te la faccio una domanda sulla blockchain, stai attento. Sì, allora sicuramente la fusione è stato un elemento scatenante, per cui anche la complessità ha aiutato, come dire, l'evoluzione, che forse sarebbe rimasta un pochettino più lenta. Una cosa è certa, ogni azienda la vive più o meno lenta. Anche nel mio pregresso passato, io vengo anche dal mondo dell'industria, quindi ho vissuto un po' tutte le fasi, dall'artigiano all'industria alla grande distribuzione. C'è sempre più il sentore di aumentare il livello della qualità e contrarre i costi. Quindi è ovvio che tutti i progetti partono inizialmente per riduzione dei costi. Il problema è che poi le riduzioni dei costi sono anche legate a quelli che io genero e l'azienda alla quale, come dire, appartengo, sta, come dire, approcciando anche in maniera diversa, è il danno che deriva dal guasto, che non è soltanto la gestione della manutenzione, ma è tutto quello che ci va dietro, quindi le mancate vendite piuttosto che il ritorno del danno d'immagine. Quindi voi immaginatevi un punto vendita che alle 8 di sera va in blackout, è ovvio che al di là del caos che si può generare è tutto un ritorno legato anche alle, banalmente proprio agli scontrini non battuti e a quello che potrebbe essere il ritorno mediatico. Quindi sicuramente da questo punto di vista c'è un'attenzione superiore ad avere a contabilizzare fenomeni che ad oggi non vengono gestiti. Quindi di fronte a queste complessità sicuramente l'approccio strutturato e organizzato è il migliore per poi poter rispondere in termini di numeri e di fatti, e quindi
quindi allocare determinati costi a qualità di servizio. Quindi un conto è dire sto spendendo 10 milioni, 9 milioni, 8 milioni, un conto è dire con 8 milioni ho dimezzato gli interventi dei guasti e quindi oltre a ridurre i costi ho anche ridotto. Ed è questo che è avvenuto? È questo che sta avvenendo. Sì, ci auspichiamo che avvenga sempre in maniera più rapida, è ovvio che sarà un esponenziale, quindi all'inizio mi aspetto ottimizzazioni decisamente impattanti, è ovvio che poi è un asintoto a tendere, arrivati, è un miglioramento continuo che però poi ovviamente si porta dietro delle marginalità inferiori ogni volta che si approccia a uno step evolutivo diverso. Molto bene, molto bene. Luca, senti, il... hai citato gli smart contract nella tua presentazione, che sono un tema molto interessante, perché adesso tu l'hai citato in relazione alla loro capacità di adattarsi automaticamente a seconda della premialità o della penalità che deve essere erogata in base ai livelli di servizio stabiliti. Però gli smart contract avvengono, insomma, danno il meglio di sé quando si riesce a gestire una relazione tra due soggetti che possono anche non conoscersi senza che ci sia la necessità di un intermediario, no? Quindi io mi chiedevo come pensate di applicare questa tecnologia oltre che in casi di come quello che hai illustrato qui oggi. Ma allora, la tecnologia, il bello della tecnologia è che è applicabile a qualsiasi contratto, banalmente. Qualsiasi contratto che si ripete nel tempo è applicabile. Voi pensate al tempo che perdete banalmente nel gestire le offerte, il tempo che perdete nel redare un contratto cartaceo e discutere punto per punto con i fornitori su vi do 50.000 euro in più, in meno, eccetera. Lo smart contract è in grado di eliminare tutta questa fase di contrattazione gestendosi in automatico. Diciamo, Un fornitore pulito che non ha niente da nascondere nello smart contract trova l'ideale, nel senso che il suo rendimento ottimale gli aumenta semplicemente il rendimento. Quindi direi che discrimina anche tra i furbetti e gli ottimi. Questo è un buon modo, per certo. Quindi è la reazione che hai avuto da parte di coloro a cui l'hai proposto è stata quella di bellissimo, perché noi non facciamo il nero. Allora, la nostra filosofia in primis è di eliminare soprattutto il nero e comunque qualsiasi forma di lavoro sporco, quindi assolutamente se... Torniamo al codice etico di esatto, cui so. Quindi per carità, se abbiamo... c'erano ancora situazioni del genere, ma onestamente non credo assolutamente nel caso di Coop, perché sono veramente eccezionali da quel punto di vista, aiuta anche per quello, perché non hanno più scappatoie, non possono.